E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Luca Squeri, responsabile energia di Forza Italia, per parlare con lui di quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo, dove abbiamo visto l'aumento dei prezzi dei carburanti e le polemiche che sono seguite. Insomma, è stato convocato Mister Prezzi, si sono alimentate le polemiche su questa figura e poi c'è stata anche un'indagine del, credo ci sarà un'indagine dell'antitrust. Allora, che cosa sta succedendo o non succedendo e a cosa attribuisce questa incertezza in periodo in cui parecchi italiani viaggiano e viaggiano tanto? Ma diciamo che sta succedendo quello che succede quando si innescano determinate dinamiche economico-geopolitiche. Molto semplicemente la produzione di barili è insufficiente rispetto a quella che è la richiesta a livello mondiale del petrolio, dei prodotti finiti, soprattutto per quanto riguarda la zona India-Cina. E dunque il prezzo sale. E se sale il prezzo del petrolio, sale anche il prezzo dei prodotti raffinati e dunque sale anche, ahimè, il prezzo alla pompa. Ci sono stati, secondo lei, degli aumenti ingiustificati? Perché vedere il prezzo che arriva a 2,50 per molti è stato un po' tanto. Sì, si prende un impianto su 23.000 che fa 2,50 euro e se lo si prende come situazione normale. Non è così. È chiaro che lì è un sintomo di un'anomalia. Immagino che il gestore sia in lite con la compagnia petrolifera o abbia determinate situazioni che fanno sì di avere un comportamento, secondo me, esagerato, perché 2,50 non è congruo. Ma se si va a vedere invece quelli che sono i prezzi normali, sono prezzi dove sul fai da te sono ampiamente sotto i 2 euro, poi chiaramente sul servizio sono un po' più alti. Senta, c'è stata anche una polemica sui cosiddetti prezzi medi che dovevano essere esposti. Oggi ci sono articoli sui giornali che dicono, ma li scrivono addirittura a penna, non si capisce assolutamente bene. Allora, che cos'è che non ha funzionato in questo, se non ha funzionato in questo meccanismo? Ma io su questo meccanismo da subito ho espresso tutta la mia perplessità, arrivo a dire la mia contrarietà, basata su elementi oggettivi, insomma è la stessa antitrust, ripeto, antitrust, che è l'autorità che regola le dinamiche della concorrenza, che dice che questo cartello medio non solo è inutile, ma farà sì che ci sia una dinamica di appiattimento, di livellamento tra il prezzo basso e il prezzo alto, per cui significa che il prezzo basso si alza, per cui anche diciamo, a maleficio del consumatore, per cui serve veramente a nulla, è controproducente, però insomma questo è stato il volere della maggioranza e il mio pensiero purtroppo non è valso a far cambiare idea. L'antitrust si è mossa troppo tardi? Ma l'antitrust si muove. Nello specifico penso che l'antitrust si sia mossa su una situazione locale a livello di prezzi su impianti a Livigno, che è una zona franca dalle tasse, cioè individua una sorta di cartello tra gli impianti in quella zona franca. Ultimamente l'antitrust si è mossa, però a tempi congrui, insomma, e comunque mi faccia dire, a mio avviso, non è situazione l'antitrust questa, perché la situazione è di un prezzo industriale che rappresenta il 10% del prezzo complessivo alla pompa, perché ricordiamocelo che il 55% sono tasse. Si arriva al 90% con il costo della materia prima che determinato da quotazioni internazionali, per cui rimane il 10%, vuol dire 20 centesimi su 200 centesimi, che sarebbero i 2 euro al litro per prenderlo come cifra tonda. Ed è una situazione di concorrenza, anzi molto animata, con prezzi molto ribassati rispetto a quello che in realtà noi denunciamo come forza politica, che vede nel settore la presenza di realtà che evadono l'IVA, evadono le accise e dunque riescono anche a fare prezzi da dumping concorrenziali al ribasso, che è un problema per il settore.
Ultima domanda, il governo ha fatto bene a dire che non si possono togliere accise in questo momento? Il governo deve fare i conti con le risorse, è chiaro che sarebbe la cosa migliore ridurre le accise. Apro la parentesi, l'Italia è prima al mondo nelle accise sulla benzina, non in Europa solamente, perché siccome è un fenomeno circoscritto in Europa quello delle accise alte sui carburanti, essendo l'Italia al primo posto vuol dire che al mondo l'Italia ha le accise più alte. Quando ci saranno le possibilità compatibilmente con le risorse disponibili, io penso che dovremo metterci mano a queste tasse più alte del mondo. Grazie a Luca Squeri di Forza Italia.